Ah, ma che profumino! Sì, sì, è semplice, il risotto è un orzo. Orzotto. Il gorgonzola, porro. Poi, siccome al contadino non bisogna far sapere quanto è buono il cacio con le pere, e un po' di dolcezza, metto un po' di pera che è qui. Ma non era adesso, a tre quarti cottura che ci siamo già quasi. In fondo, scalogno, un po' di sedano. Quindi, quello l'ho messo. Cominciamo a dire orzo. Scalogno, bravo. Sedano. La scalogna l'abbiamo messo, un po' di scorza di limone, ma lo metto alla fine, e pera, e poi gorgonzola e burro per mantecare alla fine. Ah, vabbè. Certo, come stai? Vai, io sto bene. Hai telefonato a casa? No. Hai il telefono a casa, quello ti aspetta, scusa. Ah sì, no, dico, pranzo. Che fine ha fatto? Scusa. Ma io mangio qui, no? Ah già. È vero. Allora, ma che matto che sei. Torniamo alle cose serie. Allora, volevo sapere dalla naturopata, dottoressa Vicaro, cosa ci dice, per esempio, Andy ha fatto l'orzotto, io facevo la battuta inizialmente di dire il ceciotto, cioè il riso, il risotto fatto con i ceci. A proposito di ceci, che cosa ci dice? Qualcosa di interessante, vero? Ma allora, guardi, sui ceci posso dire che generalmente nella nostra epoca moderna in cui tendiamo tutti ad andare molto di fretta, si tendono a preferire i ceci in scatola piuttosto che quelli secchi. Io personalmente consiglio l'utilizzo dei ceci secchi al posto di quelli in scatola e questo vale naturalmente per tutta la tipologia di legumi. Lei ha ragione, perché basta andare in un supermercato e si vedono. Quelli in scatola occupano tre scaffali, quelli secchi sono sacchettini messi da una parte, sembrano emarginati, invece no. Assolutamente sì, è così meglio, come dice lei, purtroppo, e questo è dovuto appunto al nostro stile di vita molto frenetico, quando poi in realtà non ci si rende conto che basterebbe veramente poco, perché naturalmente i legumi secchi rispetto a quelli in scatola, non essendo pretrattati, hanno ovviamente un apporto di nutrienti che è migliore quello dei ceci secchi, naturalmente. Ah, certo. E poi basterebbe, diciamo, nella vita quotidiana un po' più di organizzazione, basterebbe veramente poco, per cucinare tranquillamente anche i ceci secchi piuttosto che quelli in scatola. Ma quando apriamo una scatola di ceci o di altri cereali, e troviamo quell'acquetta che si accompagna al prodotto, ma allora, li dobbiamo scolare? Oppure in quell'acqua di governo c'è qualche nutriente? Dunque, io sinceramente consiglio sempre di scolarli e lavarli, perché poi in realtà dipende dalla qualità del legume in scatola. Se sono dei prodotti, diciamo, biologici, allora è possibile che i conservanti, che naturalmente ci devono essere, sono dei conservanti naturali e quindi va bene così, diciamo. In alcuni casi ci possono essere invece dei conservanti che sono dei conservanti, diciamo, di origine chimica non naturale. Senta, dottoressa Di Renzo, ma come facciamo a capire che il nostro sistema immunitario è sotto stress? Tante volte ci dicono che ti si squama la pelle, si rompono le unghie. Sono sintomi? Sono segnali? Quelli possono essere segnali di carenze. Oppure? Sì, poi possiamo fare, poi ci si scombussola la pancia, questo era un altro segnale, no? Il microbiota che cambia, allora anche il gonfiore della pancia, giusto? E quindi alterazioni. Oppure possiamo fare ricorrere a delle analisi ematochimiche, delle analisi del sangue. La cosa più semplice da fare è la conta dei linfociti, quindi facciamo un emocromo. I linfociti sono le cellule che poi ci aiutano nel sistema immunitario, quindi a seconda del loro valore e ci danno delle indicazioni. Poi, se vogliamo andare un po' più approfondire il discorso legandolo all'infiammazione, quindi abbiamo la proteina C reattiva, alla veste, cioè ci sono degli indicatori delle proteine di infiammazione che si alterano durante, quando c'è una carenza, è uno stato di riduzione delle difese immunitarie. Poi sempre più avanti possiamo anche andare ad indagare proprio le immunoglobuline specifiche, dalle IgM, le IgG, le IgE, e capire un po' il nostro quadro immunitario. Bene, dottoressa Vicaro, ma è vero o non è vero che l'aglio è un buon antibiotico naturale? Sì, è un eccellente antibiotico naturale. Eccellente? Sì.
Quindi Andy Luotto fa bene a metterci l'aglio anche nel suo orzotto. Assolutamente. E allora sentite che profumo che c'è qui nello studio. Sì, un po' non si può vivere senza aglio. Non si può vivere senza aglio. Ci sono tanti cuochi che adesso non usano né aglio né cipolla. E che secondo stai me facendo? Sbaglio. Ma io vedo che tu mangiucchi però. Ma per forza, sennò che cucina fare? Scusa, io sono quello. Allora, questo sì. Orzotto, porro e gorgonzola. Sì. E naturalmente che poi tutto il resto. Ci ho messo un po' di pera perché al contadino non bisogna far sapere quanto è buono il cacio con le pere. Appunto. Ci metto un po' di parmigiano perché non metterlo? Questo mi scusi. Prego. Ce lo dobbiamo mettere, no? Siccome per condire. Sì. Ci ho messo un po' di salvia. Poi vedo che qui hai messo gli ingredienti. Sì, così uno si ricorda. Aspetta, ma non ho finito. Scusi, madonna, sono confuso. Metto anche un po' di scorzetta di limone che piace. L'avevi detto che la mettevi alla fine? Sì. Bene, ecco. Bene. Ed ecco il nostro orzotto. Che magnifico. Scalogno, porro, gorgonzola. Quindi ripetiamo la ricetta, dai. Allora, orzo. Orzo. Ok. Fatto in quanti fondo? Grammi a persona? 90, occhiometria. 90. Via. Precotto, perché sì. Se no stai qui un'ora e mezza. Non è... Fondo di scalogno, un po' di sedano. Sì. Ok? Dai. E una foglia di questa cosa qui. Mi metti ansia, io devo stare tranquillo, scusa. Su, forza, salve. Respira. Sì. Poi, a metà cottura metto un po' di pera. Sì. E fine manteco con il gorgonzola e un po' di burro. Basta, il piatto è pronto, eccolo qua. Ecco, l'orzotto. Eccolo qui. Sì, sono tutti. Che meraviglia. Sì. Che profumo. Porro e gorgonzola di base. Porro e gorgonzola. Sì, sì, e la pera, perché al contadino non bisogna far sapere quanto è buona cosa. È come al solito. Sì. E quindi davvero il meglio dell'Italia sul tavolo degli italiani. E quindi abbiniamoci l'opportuno vino. Sì, a questo orzotto. Un vino da meditazione, antistress, quest'oggi. Addirittura. Alessandro, stiamo parlando di una DOCG dal nome Erbaluce di Caluso, che proviene da Caluso, appunto, in il Piemonte, territorio pare, del Canavese, in provincia di Torino. Sì. Erbaluce sarebbe il vitigno, questo vitigno leggendario, storico, un vino bianco che viene vinificato sia secco, sia passito, ma anche spumantizzato. La cantina è Cantine Briamara, in questo caso si tratta di un ettaro di vigneto in territorio di Cuceglio. Il nome dell'etichetta è Brick Dlagesia, che in piemontese vuol dire collina della chiesa. Anche questo è indicazione appunto di una attinenza con il territorio. Territorio che abbiamo voluto riprendere anche da un punto di vista del piatto, quindi il porro di Cervere, famosissimo, così come Cervere, chiedo scusa, è il gorgonzola, produzione tra Lombardia e Piemonte. Un vino molto corposo, con un'acidità spiccata, riflessi giallo paglierino con riflessi dorati, ma anche un profumo eccezionale, 12 mesi di botte, su botti in cui precedentemente c'è stato anche il passito dello stesso uvaggio. Uvaggio leggendario, dicevamo, perché il nome prende spunto da una dea che si chiamava proprio Albaluce, dalle cui lacrime, Alessandro, sono nati proprio questi vigneti all'interno di questo territorio morenico, anfiteatro morenico glaciale, questo spazio molto particolare del Canavese. Beh, tre ore di bancarella, la gente se ne frega. I profumi sono molto fruttati. Mi è piaciuto, sta bene col porro. Profumi fruttati a base di polpa. E chi ti vuol bene? Base di polpa. Salute. Gialla. Melacotogna. Alessandro, melacotogna. Melacotogna. Non la ce l'ho messo, ci ho messo la pera. Dì che c'è la pera. C'è anche della melacotogna. Mentre voi abbinamento. Vi avvinazzate alle mie spalle. Certo. Io sono costretto, per motivi di tempi televisivi, a chiudere questa bella interessante puntata, ma senza ovviamente scordarmi di salutare e ringraziare i nostri ospiti, la dottoressa Di Renzo e la naturopata Vittorio. Grazie ancora e naturalmente, come tutti i giorni, ricordatevi che con Guida la Spesa fare la spesa non è più un'impresa. Ci vediamo domani alle ore 12. Mi raccomando, puntuali, eh?